partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Allora, io parlerò più che del problema ovviamente psicopatologico, del problema legislativo. Sappiamo che ormai, anche lo vedete già voi guardando televisione o aprendo giornali, che sono sempre più pressanti le pubblicità per quanto riguarda il gioco d'azzardo, soprattutto via internet oltre che Gratta e Vinci. E questa è la dimostrazione di quanto sia cresciuto negli ultimi 10 anni le somme che poi vengono spese e vengono movimentate in questa grande famiglia malata. Allora, dalle statistiche, nel 2003, tra il 2003 e il 2010, le somme raccolte, il volume raccolto è pari a 309 miliardi di euro, cioè una cifra inimmaginabile. Nel 2003 era pari a 15 miliardi di euro, nel 2012 si è sfiorati 90 miliardi di euro, quindi attualmente movimenta 90 miliardi di euro. Che è pari magari a 3-4 leggi finanziarie di stabilità che si fanno in Italia ogni anno, quindi ragioniamoci su. Ma soprattutto il problema è che più aumenta il volume che vengono raccolte dalle società concessionarie, più diminuisce il volume raccolto dall'erario in maniera percentuale, è inversamente proporzionale. Nel 2006 l'erario prendeva il 19% su un volume di 35 miliardi, nel 2012 prendeva il 9% su un volume di 88,5 miliardi di euro. Quindi più che raddoppiando il volume degli affari, si è più che dimezzato quanto ha raccolto in percentuale lo Stato. Oltretutto c'è da dire, come guadagna lo Stato? In realtà indirettamente lo Stato guadagna anche con la pubblicità, perché nei protocolli di accordo tra le società e i monopoli di Stato è previsto contrattualmente che le società debbano pubblicizzare i giochi in una determinata percentuale. Quindi è fatto obbligo di pubblicizzare un'attività che crea una patologia. E già questo è abbastanza assurdo. D'altra parte ricordiamo la lotta che si fece anni fa sulla pubblicità delle sigarette. E invece in questo caso lo Stato incentiva i cittadini a giocare d'azzardo, perché ovviamente ci guadagna, e anzi lo contrattualizza. E poi il problema è anche degli intrecci tra società e purtroppo la politica. Sappiamo che le società concessionarie alimentano anche i fondi dei partiti, fondi legali ovviamente stiamo parlando, finanziano fondazioni politiche, finanziano essi stessi partiti politici, e quindi è un circuito molto poco virtuoso che continua ad avanti, si autoalimenta all'infinito, e forse fa capire anche perché è così difficile da risolverlo in maniera legislativa. Noi abbiamo presentato una proposta di legge, ce ne sono varie in Parlamento di proposte di legge, più o meno 12 se non sbaglio, se non anche di più, delle quali si sta iniziando a discutere, però purtroppo vanno molto per le lunghe, anche perché è un problema rilevante, un problema sanitario, è un problema di giustizia, perché ci sono intrecci anche con associazioni criminali, è un problema di finanza, è un problema anche a livello europeo e anche di società di trust che sono situati in paesi molto lontani con livelli di tassazione e con livelli di trasparenza molto oscura. In pratica la nostra proposta di legge innanzitutto cosa fa? Vieta la pubblicità dei giochi d'azzardo, e questo è un modo per prevenire il problema, perché è vero che è sempre meglio prevenire a un costo molto minore, prevenire il problema piuttosto che andare poi a curare il problema. Io ora non so bene le cifre, però da quello che mi dicevano, ogni persona che è vittima di questa patologia può costare allo Stato sui 40.000 euro. E immaginate quanto può essere 40.000 euro per tutte le persone
che in realtà soffrono di questa malattia e che in realtà non se ne magari neanche rendono conto perché non si recano, non la reputano una malattia il gioco. Quindi in realtà in economia viene chiamato un'esternalità negativa, ovvero un qualcosa che va a detrimento dello Stato, anche se in realtà non appare, perché ovviamente il costo sociale non appare nelle statistiche, non appare nel PIL, non appare da nessuna parte, però lo subiamo tutti noi, anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, anche perché, come si diceva, è associato soprattutto a delle malattie psicopatologiche, immagino sindrome ossessivo-compulsive, posso immaginare, o depressione. Poi una parte della legge, oltre al divieto di pubblicità, riguarda la formazione degli operatori del SERT e dei servizi di salute mentale, che ovviamente devono essere potenziati. Ora, le idee che c'erano qui, ovvero di dividere la cura delle persone che soffrono di questa patologia piuttosto che la cura di persone che soffrono per alcolismo o per tossicodipendenza, è molto interessante. Come è molto interessante quello di fare formazione verso i medici di base, aiutare i medici di base nel controllo di questa malattia. E questo ovviamente noi prevediamo che il ministero gestisca con diversi protocolli questa materia del SERT, dei servizi di salute mentale, che purtroppo spesso sono lasciati a se stessi in quanto a fondi. Inoltre prevediamo anche e soprattutto di gestire in maniera diversa il fondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo, dove dovrebbero entrare. Lo Stato ci dovrebbe mettere obbligatoriamente una parte delle entrate che riceve da queste società. Ugualmente dovrebbe essere aumentata la quota parte che ci mettono le società concessionarie, che adesso è abbastanza bassa, e oltre tutte le sanzioni che si prevedono per quanto riguarda la parte afflittiva o penale del gioco d'azzardo. Una parte in realtà molto interessante è una novità, è il prevedere che si possa giocare d'azzardo o gratta e vinci o nelle macchinette solo attraverso la tessera elettronica, una carta d'identità elettronica. In questo modo, da essere sicuri dell'età del giocatore e soprattutto che vi sia un blocco mensile, un blocco giornaliero di puntate. E questo è anche un altro modo per fare la cosiddetta prevenzione. Perché ovviamente rendere completamente illegale il gioco d'azzardo, i gratta e vinci o quant'altro è allo stato impossibile. Come è impossibile per le sigarette, come è impossibile per l'alcol, forse è anche giusto che non sia così, perché lo Stato non deve essere uno Stato etico. Però in certo modo lo Stato deve anche difendere i propri cittadini dagli incentivi a diventare giocatori patologici. Oltre a questo della carta d'identità, che secondo me è un settore molto interessante, vi è anche il divieto messo per legge di dove posizionare gli esercizi di gioco d'azzardo, ovvero della lontananza da edifici specifici come scuole, come centri anziani, come ospedali. Noi lo poniamo all'incirca in una distanza non inferiore a 300 metri. Ovviamente è sempre problematico definire una distanza perché se un giocatore è patologico si muove più spesso, però almeno abbiamo il modo di limitare il gioco per questioni di prossimità da centri nevralgici. L'ultima questione che noi ci eravamo posti, ovviamente, è quella della conoscenza, la conoscenza della possibilità di vincita. Noi sappiamo che nelle pubblicità non viene quasi mai detto, se non nei trafiletti, le possibilità di vincere oppure in maniera molto veloce alla fine della pubblicità Sì, stessa. Esatto, si capisce. deve essere chiarissimo la piccolissima possibilità di vincita che ha il giocatore. Non risolverà il problema, ma almeno attutirà le conseguenze, attutirà la percentuale anche di persone che si rivolgono a questi giochi per fattori scatenanti come il fattore economico. Sappiamo che è regressivo il problema. Chi gioca di più, chi ha di meno. La percentuale di giocatori è molto più alta nelle fasce dei ceti medio-bassi, nei pensionati, negli operai. E Casalinghe, casalinghe, è vero. che è il gioco più diffuso è gratta e vinci, più del 50%. Quindi dobbiamo capire quali sono le categorie a rischio. In realtà sono le categorie più povere,
in realtà si impoveriscono ancora di più. E quindi dobbiamo far capire a queste categorie che il gioco non risolve i problemi come ce lo vogliono far credere attraverso le pubblicità sia televisive che sui giornali. Questo è quello che vorremmo fare. Ovviamente non sarà facile, perché gli interessi sono molteplici. Da parte è una categoria che movimenta 90 miliardi di euro, quindi possiamo immaginare quante ramificazioni possa avere. Ovviamente serve molta lotta dal basso per creare questo problema. Io avrei ad esempio preferito fare una proposta legge popolare, e potrebbe essere anche un'idea, perché noi dobbiamo fare soprattutto informazione e formazione, che è la cosa più interessante. Oltretutto dobbiamo anche a livello locale prevedere, come fanno alcuni comuni, degli sconti a quei bar che ad esempio non mettono delle macchinette, le cosiddette slot machine. Prevedere gli sconti sulla TARES, per esempio, sul pagamento dell'IMU. O anche una cosa che ho consigliato a Manuel, di mettere noi sul sito l'elenco dei bar che non hanno queste macchinette. E in questo modo noi dobbiamo andare a favorire quei bar che non utilizzano il gioco d'azzardo. Possiamo fare? Sì, certo, si può fare. È una pubblicità in realtà che facciamo ai bar che non hanno... Nel senso, ogni volta che esistono anche dei siti internet, non so se c'è ad esempio un'app al telefono, e sarebbe interessante ogni volta che uno si va a prendere un caffè, di preferire il bar che non ha le macchinette del gioco d'azzardo. E questo è davvero il controllo che ogni cittadino può fare. Tutte le mattine lo faccio. Esatto. E dovremmo farlo tutti, sono le buone pratiche, una sorta di boicottaggio. Attenzione, noi non dobbiamo criminalizzare i bar che hanno le macchinette. Non è giusto criminalizzare, perché ovviamente è un'attività legale. È anche un'attività remunerativa in parte, soprattutto in momento di crisi per quei bar. Da dire questo, però in un certo senso lo Stato deve sgravare quei bar che non si vogliono prestare a fomentare il gioco d'azzardo. Questa è una cosa che può essere fatta tranquillamente, e anche attualmente a legislazione vigente gli stessi comuni lo possono fare. Quindi è un invito all'amministrazione comunale a fare una cosa del genere. È una statistica sulle vincite, cioè far vedere alla gente chi veramente vince, quanto. Sì, questo l'avevo detto appena prima, di rendere palese la percentuale, la possibilità di vincita per ogni gioco. Anche perché passa il messaggio che è facile vincere. Quello è il problema principale, nelle pubblicità quello si vince. Che è facile vincere. Ma io ho proprio i numeri, cioè a dire, hanno vinto in quest'anno. Noi prevediamo anche un osservatorio composto da varie persone che studi il problema, vi sono degli esperti che studi il problema per individuare delle misure più efficaci per prevenire il fenomeno. Poi ovviamente è lo Stato che deve fare la sua parte, ad esempio se davvero non si può limitare la pubblicità, mettere sia lo 0,003% di vincere, ma proprio in grande, alla fine, durante... In Germania, per curiosità, comprato un Gratta e Vinci, è andato lì, dietro al Gratta e Vinci c'è scritto, in questa Gratta e Vinci sono stati stampati 1,5 milioni di biglietti, di cui uno solo vince il primo premio. Esatto. Insomma, anche grattato. C'è un altro d'accordo. Aspetta, adesso intervido il microfono, perché mi sa che ci sono problemi di audio. No, quindi volevo solo concludere dicendo che questo è quello che ci prefiggiamo di fare. Se ne sta discutendo, non abbastanza purtroppo. Abbiamo l'esempio del sconto del condono che è stato fatto ultimamente attraverso una legge delle società concessionarie, in cui ovviamente abbiamo condonato 2 miliardi di euro. Quindi facciamo capire proprio gli interessi che girano, si vede che lo Stato non ne aveva bisogno. Sarà difficile, ma è una cosa che deve partire dal basso. Deve partire da ogni persona che si deve rivolgere al proprio, anche al partito che ha votato prima, indifferentemente. Dobbiamo far capire che i cittadini sono vigili di questo problema e che vogliono far sì che si risolva questo problema in un certo modo. Ora, non so se i dottori vogliono dire qualcosa. Un paio di osservazioni. Concordo quasi totalmente con la proposta di legge. Bisogna sconfiggere la cultura del gioco, è un messaggio educativo che deve passare, cioè che in qualche modo in una società dove tutto diventa possibile, niente è possibile alla fine. Allora,
anche un messaggio io metterei per le scuole, cioè fare un discorso preventivo. Il messaggio educativo oggi è totalmente carente nella nostra cultura, cioè non si educa più il giovane ad alcuni valori, no? Ecco perché poi ci si accosta a quelle che sono le valenze, i valori più semplici, quelli che danno più accesso immediato al piacere, no? Sia le droghe, sia i soldi, eccetera, eccetera. Quindi da studiare, da vedere, da approfondire, comunque un messaggio che si inserisca anche all'interno delle scuole. L'altro discorso della pubblicità, concordo, perché purtroppo, e qui poi vabbè, ci sono anche dietro discorsi che faceva l'onorevole, concordo, ci sono grossi interessi, è dura anche, diciamo così, queste decisioni che in qualche modo vengono prese, vediamo la fatica che si fa a rompere questi interessi, diciamo, quindi alla fine anche un discorso di ordine economico, secondo me, che è su questo, penso che bisogna agire con molta molta chiarezza e durezza. Quel discorso che facevo sui concessionari ieri, che ho visto ieri avantieri in televisione, quello la dice lunga poi sulla convivenza dello Stato, diciamo. Quindi, primo discorso, questo discorso del educativo per la scuola. L'altro discorso che mi premeva è fare anche, cioè approfitto anche oggi di questa occasione, perché lo dicevo prima all'ex consigliere, a Montesilvano mancano occasioni di confronto sul sociale. Io sono stato sempre persona che impegnata da quando ero ragazzo, insomma, anche, partendo anche qui da Montesilvano, su questo discorso, perché credo anche nell'evoluzione delle comunità. Quindi il sociale rappresenta un po' la punta di diamante che non solo la politica ma anche le persone devono comunque cercare di incentivare. Quindi l'auspicio è che attraverso questo sforzo che oggi avete fatto si facciano altri incontri per mettere un po' a fuoco quella che è la situazione, dicevo, di Montesilvano, estremamente disgregata. Ci sono delle zone periferiche, la via Vestina per esempio è quella che, cioè, è la zona che io vedo maggiormente coinvolta in questo disagio, degrado, dove non ci sono servizi, dove a gioco esistono anche grossi fenomeni di dipendenza, spacci, insomma, in maniera preoccupante. Io direi preoccupante. Noi abbiamo fatto diverso tempo fa anche una proposta di creare il distaccamento delle SERT a Montesilvano, è andata nel vuoto, abbiamo fatto un convegno ma nessuno, eppure avevamo chiesto soltanto uno spazio fisico, poi dopo si poteva mettere all'inizio un medico, un infermiere che mettevamo noi, perché era costo zero, era solo uno spazio fisico che ci interessava. C'è anche il nuovo... proviamo a pensarci anche a questa cosa, perché noi abbiamo anche il problema, dico subito, noi abbiamo questo, sposto il problema, però mi sembra importante. Noi abbiamo il problema di molti accessi, troppi utenti che vengono, e molti dalla zona di Montesilvano, Penne, Cappello, eccetera. Se avessimo un punto di diciamo così, raccolta qui, potremmo accogliere anche altri utenti che attualmente purtroppo devono aspettare con liste di attesa. Quindi uno. Secondo, creare un servizio territoriale che coinvolga pienamente il volontariato. Montesilvano il volontariato è presente, ma sono tante piccole parrocchie, quindi anche cercare di creare un punto di sintesi e dare risposte a questo che è il malessere del vivere, che poi sfocia anche nel gioco, ma può sfociare anche in altre cose, secondo me, no? Io dicevo prima, mi ha molto colpito la morte di due ragazzi, uno un mio amico mio di infanzia, che si sono suicidati, che venivano da me. Io ho cercato di aiutare questa persona per molto tempo. Mi ha molto colpito perché soprattutto le reazioni della comunità di Montesilvano, cioè nessuno ne ha parlato. È differenza totale. E questi erano ragazzi che vivevano, che hanno bussato a diverse porte. Io faccio nome e cognome, poi ho scritto pure al vescovo, alla Caritas, e non hanno avuto risposta. Quindi a volte il disagio è anche questo, cioè che nella vita delle persone, problemi economici, psicologici, sono tanti i problemi delle persone, tantissimi. Però penso che un compito di una comunità, anche di un livello politico, sia quello di dare concretamente, dicevo prima, le persone sono importanti, i soldi sono importanti, perché i soldi, la politica deve attrezzare lo spazio fisico, deve promuovere, però poi sono le persone che fanno la differenza. Quindi raccogliere un po' queste energie che comunque io vedo a Montesilvano e dare risposte in termini di accoglienza, di dialogo, di dire guarda che ci siamo anche noi, cioè io non posso, questo mio amico
non riusciva ad avere un pacco, cioè il banco alimentare, questo non riusciva ad avere un pacco alimentare, cioè non è possibile, non è possibile. E poi alla fine si è suicidato, è una cosa commovente, mi vengono i brividi, e il giorno prima mi ha detto: io ti ringrazio, ma non ho avuto risposta. E ci sono stati anche altri due casi, la ragazza di 10 giorni fa, alla stazione di Montesilvano, e di un altro tentato suicidio. Cioè, voglio dire, queste sono cose che a me fanno riflettere. E devo far riflettere un po' tutti, perché succede questo? Non possiamo dire facciamo, sì, ognuno deve fare la sua parte e il politico deve organizzare questo, ma penso che siamo un po' le mani, tutto sommato. Sono persone giovani, quindi, che hanno anche questa, no? Capacità di accogliere queste esigenze. Io questo volevo dire, quindi se a questi incontri, magari in maniera più allargata, in maniera anche, voglio dire, prevedendo anche altre presenze di altri esperti, no, poi ci pensate voi a questo. Io ci sarò e voglio essere presente come cittadino a Montesilvano, oltre che come tecnico, come operatore, perché preme che si vada in una direzione un pochettino diversa. Cioè, io vedo un imbarbarimento, non solo materiale, ma anche psicologico, umano delle persone. E questo, cioè, quando si parla di egoismo, di narcisismo legato a questo discorso del gioco, e dobbiamo porci anche il perché siamo arrivati a questo, no? Montesilvano prima non era così. Io ci sono cresciuto, non era così. C'erano quei legami, c'era più povertà. Non c'erano, vabbè, stanziamenti, insediamenti, tanto eccetera, eccetera. Si stava bene, c'era più solidarietà, c'era un clima più sereno, più tranquillo. Io ci sono cresciuto bene, adesso che ci sono tornato è... un degrado sociale. Ecco, bravissimo, benissimo, benissimo. Non c'è più la comunità. Non c'è più la comunità, benissimo. E in questo, e questo volevo dire, e in questo io volevo creare... oggi, questa sera, con voi un punto di riflessione che abbia uno sviluppo, che abbia concretamente proprio una direzione, coinvolgendo tutti. Il volontariato anche, no, di questi ragazzi che a un certo punto si fermano da un artigiano, da un'altra persona a fare una chiacchiera. Ma cioè un aiuto, una spontaneità che adesso non vedo più. Siamo tutti le reti sociali. Sono saltate completamente. Questa è la riflessione che volevo fare questa sera con voi.